video voglio provare una cosa che non sapevo esistesse, ovvero il biotatuaggio. Sapete che tutte le novità le devo provare, cioè basta che siano cose, devo provarle. Allora, io attualmente ho il tatuaggio alle sopracciglia, però il tatuaggio alle sopracciglia non è più quello di un tempo che lo facevi una volta, poi diventava grigio e ti durava tutta la life. Adesso lo fanno con dei materiali che dopo 10 mesi, massimo un anno, vanno via. Io adesso sono quasi praticamente a un anno e in contropelo ho l'ombra. Io non ho fatto la tecnica microblading, ovvero quella pelo, 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 perché comunque ho messo il video, magari lo metto qua, ho messo il video della collaborazione che avevo fatto con Alice Caorsi, a proposito, seguitela su Instacaz, si chiama Sopracciglia della Madonna, un nome epico. Comunque dicevo, mi sono trovata benissimo, cioè veramente non potete capire il vantaggio di avere le sopracciglia tatuate sempre fatte bene, anche perché non so farle. Mi sono trovata benissimo. Attualmente, però, non ho, diciamo, disponibilità economica per ritatuarle, anche perché tutti i miei averi li sto spendendo per il gatto. E quindi ho cercato su internet un modo per recuperare l'ombra che ho, in modo da avere la sua base, visto che l'avevo fatta bene. Per metterci una pezza fino a che poi troverò, diciamo, la disponibilità economica per farmele rifare da lei. Allora, sono passata di cazzo in frasca in una maniera di cazzo in nino frastica. Vabbè, cosa stavo dicendo? Ah, sì, scusate, voglio dire troppe cose, non ne dico una giusta. Non ho fatto il microblading, che sarebbe la tecnica pelo pelo, perché mi ha detto proprio la stessa tatuatrice Alice Caorsi che è una tecnica che fa un effetto molto naturale, ma a chi usa la matita non piace tanto perché lascia, diciamo, intravedere la pelle. Invece a me piace l'effetto sfumato, che è la tecnica che ho fatto io e si chiama tecnica pixel. Magari vi metto una foto qua, non delle mie perché non so se trovo le mie, ma vi metto una foto qua per far capire la differenza. Qua è, diciamo, quella che ho fatto io che si chiama tecnica pixel, quindi sono tutti micro spruzzi, e qua sono peli fake. I peli fake piacciono a chi ha già un sopracciglio ben definito, vuole aggiungere magari dove ha dei vuoti, ma la forma piace. Sfumata piace a chi ha delle sopracciglia di merda, secondo me. E niente, quindi adesso ho quest'ombra, dicevo, ecco appunto, e voglio provare a usare la tecnica del biotatuaggio. Il biotatuaggio è un tatuaggio fatto con l'henné. Ho comprato dal sito lashmania.it il colore Cold Coffee, caffè freddo. Cold non è freddo? Mi ricordavo che... Vabbè, caffè. E il bot... Madonna, quanto è piccolo! Oddio, ma io pensavo fosse grande. Che è sta cacata? C'è scritto che va bene tipo per 70 applicazioni, una roba del genere. Vabbè, ci fidiamo. E nella confezione mi hanno dato in omaggio questo, che in realtà penso sia per pulire i pennelli dopo che li hai usati cioè per l'henné. Però secondo me viene anche bene adesso per lavarmi meglio le sopracciglia. Mi è arrivata la notifica, scusate. E poi dentro c'era questa cartina fucsia, quanto è bella, vabbè, perfetto. Io l'henné l'ho sempre usato per farmi i tatuaggi d'estate nelle gambe, nelle braccia, e durano, boh, 4-5 giorni. E in testa dipende dal tipo di capello, nel mio che è grasso, diciamo che dura un mesetto, ecco. Mentre questo c'è scritto che dura 4 settimane, ci credo ovviamente no, ma anche ne durasse 10, comunque sono 10 giorni di ciglia, di sopracciglia fatte bene. Magari ogni 10 giorni ci do un ritocchino fino a che poi non vado dalla mia santa Alice Caorsi. Ecco, occorrente. Allora serve un bicchierino di vetro, mi raccomando non usate metallo e niente di metallo perché il metallo ossida l'henné e quindi finisce da me. Non ho capito come finisce di merda, ma dicono tutti di non usarla. Che cazzo sono io per dire sì? Raga, usata! No, non me la sento. Poi dello shampoo, dell'alcol, va bene anche quello proprio per fare gli alcolici, l'alcol trasparente. Io uso questo disinfettante. Poi un pulisci sopracciglia che mi sono appena inventata, però va bene, secondo me sgrassa. E un pennello a punta fine per disegnare le sopracciglia, due Catana Fioc e la soluzione salina. In realtà c'è proprio la sua soluzione della Brauxenna, perché la marca è Brauxenna, però
Però ho visto che la soluzione costa 30 euro ed è una scagazzatina così. Mentre su... Pallino è il momento di cacare, proprio adesso deve cacare. Mentre su YouTube molte dicono che va benissimo anche la soluzione salina, quella delle lenti a contatto, in quanto non contiene particolarmente metalli. Non si può usare l'acqua del rubinetto perché ha tanti metalli, anche quella ossida. È che due coglioni, sto nel paese, è terra marcia. Terra marcia, la nuova serie TV. Allora, purtroppo le istruzioni sono in inglese, quindi mi arranco come meglio credo. Allora, in una non metallica contenitore mischia il colore, l'equivalente sono 2 chicchi di riso in 4-8 gocce di soluzione minerale. Quindi, Ah, stai facendo una pisciatina, amore? Che bel getto! oh, raghi, c'ha un tempismo sto gatto. Anzi, no, che cazzo sto dicendo? Prima di creare la soluzione, devo pulirmi le sopracciglia. Quindi. Per prima cosa metto un po' di sapone. E fu così che diventai Elio. Elio. È la storia. Ok. Sembra esattamente quello che state pensando. Della dolce e tenera sbube. Allora, guardate, c'è anche qua per tenerlo. Questo viene anche bene per solazzarsi il patatame. Sto scherzando, mamma mia. Cioè, oh. Davvero, non stavo scherzando. Allora, cercherò di non grattare più di tanto per evitare di togliermi anche l'ombra che già ho, non si sa mai, cioè magari è una mia paturnia, ma... Ok, come potete vedere, non è che esce gran cosa perché non sono truccate. Infatti. Quindi le insaponiamo bene. Insaponarle serve sia a togliere i residui di trucco, sia a togliere l'untume delle sopracciglia, perché comunque sia le ciglia che le sopracciglia, che i capelli, che i peli del bucio del culo sono avvolti da un sottile strato di untume, soprattutto nel vostro bucio de culo, perché sicuramente ci metterete quintalate di vaselle. No, non è vero, sputo, però in ogni caso non sono, diciamo, perfettamente pulite. Ok, quindi ho insaponato per bene. Ok, ora le sciacquo, anzi uso direttamente il mio cuorizzino preferito. Anche un massaggio, devo dire, solleticante e piacevole. Ripeto, l'utilità che avevo detto prima aveva il suo perché. Sembro scema, ma col cazzo che sono firme. Poffi. E papum. Sono ancora unta? Ovvio che sì. Cioè, sono ancora insaponata, non unta. Pluppiti. Mi raccomando, non grattate troppo perché volendo potete farvi anche lo scrub, ma non lo scrub normale, serve proprio lo scrub per sopracciglia, lo vendono della Essence, anche di altre marche. Però mi raccomando, non grattate tanto perché se grattate non potete poi usare l'henné, perché c'è scritto di non usare sulla pelle lacerata. E oltretutto, se la pelle è lacerata, poi deve creare un processo di rigenerazione e quello automaticamente elimina lo strato sopra di henné che avete appena cacato. Sì, si vede, ho studiato, sono stata brava, vero? In realtà sto dicendo una cazzata dietro l'altro, sicuro, cioè, ma proprio base. Ok, quindi poffi e poffi. La carta, come potete vedere, è perfettamente pulita, non come quando mi pulisco il bucio del culo che sto cacando. Poi, ora uso questo che è un disinfettante della marca Masterade, Mastigazzi, e vado a fare un gentile strato sul mio sopraccigliame in modo da creare proprio un ambiente veramente secco, 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 secco soffice. Volevano usare Vagine, olè, l'hanno usato, gli ho dato una ripassata, lo show dedicato a Zapata. Lo show dedicato a Zapata. Ah, Ascanio, che uomo. Ok, ho creato, diciamo, l'ho creata, poi è venuta la merda, non lo so, però l'ho creata, ok. E ho seguito, diciamo, anche le regole, avete visto quanto ho studiato? No, vabbè, questo 2023, troppe cose strane. Dicevamo, ecco appunto, 4-8 schizzi. Quindi andiamo di schizzi.
Gocce di piacere nel tuo sfintere. Ok. Come faccio a fare delle gocce che questo non esce a gocce? Ecco, il primo problema si presenta. Oh, ah sì, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma così poco. Così dice e così faccio. Poi un chicco di riso, come grazie? Ma poi scusami, un chicco di riso, ma cosa vuol dire? Non esce un cazzo, ma è in polvere. Ah, allora, tanto per cominciare, credo che mi sono sporcata le mani, sì, che bisogna bucare la punta perché il tappo non ce l'ha, quindi vado a bucare e torno. Coraggio, denalità, porti pazienza, un mese d'astinenza. No, non ci sto, lo chiedessi anche Rocco, io glielo darò. No, paura non avrò. Ok, ora il buco si è allargato. Che ha detto così? Come faccio a capire quant'è un coso di riso se in polvere? Vabbè, io faccio un po' a Dutch. Eccoli che cominciano i miei faccio ad occhio. Diciamo che ne aggiungo ancora un po', ma non troppo perché questa fialetta costa 34 euro. Ora, se qualcuno se ne intende, mi fa sapere se è Enne classico, che e magari questa è tutta vinculata, posso comprare il sacco di Enne normale senza prendere questo apposta perché in 34 euro, cioè, cos'è d'oro? Ok, abbiamo creato questa chocolated. La guida dice di passare prima il fondotinta per definire il sopracciglio, ma diciamo che io non lo farò. Viva il coraggio della analita! Viva il coraggio della analita! Al povero Casto fischieranno sempre le orecchie, ci sono sempre io che lo cito. Almeno una volta al giorno probabilmente avviene. Poi quelle che sbucano fuori le taglierò con la pinzetta, anche perché al momento non la trovo. L'ho poggiata ieri sera sul letto e non la trovo. Boh, dove sarà? Non ne ho idea. Ma questo Enne dovrebbe tingere sia le sopracciglia che la pelle. Un minimo bruciacchia, l'avevo sentito dai video. Per ora non sta ancora bruciacchia, un pochino, ma proprio lieve, lieve, lieve. Ovviamente non è questo il colore che vedete, cioè questa è la tinta, poi togliete ed è sotto molto più chiaro, non è che mi sto facendo di sto colore, eh. No, preciso. Il coraggio dell'analita, porti pazienza. Ho sbagliato, porca troia. Che poi devo fare degli altri video dopo e quindi li farò tutti con queste sopracciglia perché devo stare in posa 25 minuti. Posa bene. Ok, guardate, ne ha avanzato anche un po', quindi farò un secondo strato adesso. Quindi effettivamente ne basta veramente pochissimo. Fantastico. E veramente quelle gocce bastavano, non ci posso credere. Perché avevo provato la tinta delle sopracciglia della Maybelline e dice che dura 4-5 giorni, in realtà dura un giorno, non so che cazzo di rigenerazione di pelle c'ho, ma a me un giorno si leva. Boh. Ok, metto ancora un po', visto che ce l'ho, che facciamo? Buttiamo. Ora per ispessire faccio una merda, sta a vedere. Ok, vedete? L'ho praticamente terminato. E dice di prendere un cotton fioc, bagnargli leggermente la punta e togliere l'inizio per fare l'effetto sfumato. Quindi, poffi, appena bagnato. Raghi, ma a me non piace sta cosa, io lo voglio pieno. Cioè, non, o non so farlo, ma sembra che proprio manchi un pezzo. No, non mi piace. Comunque sembra da...
Da togliendola col cotton fioc il pezzettino sembra un marrone orribile, cioè sembra un marrone caldo. Io non voglio un marrone che tenda al rosso, cioè che schifo. Quindi spero non esca così perché mi fanno schifo. Meno male che ne era avanzata ancora un Sizzinin. Ok, quindi lascio asciugare, voi vedete fra pochi minuti, io invece farò passare mezz'oretta, tornerò e vediamo il risultato. Ah! E poi vi farò sapere, vi metterò il commento fissato in alto, quanti giorni mi sono rimaste. E le sopracciglia, intendo. Ecco, quindi ogni tanto venite a controllare perché, no, forse magari quando uscirà il video saranno già passati i giorni in cui è sfumato. Vabbè, in ogni caso guardate il commento fissato in alto, vi dirò il verdetto sincero come sempre. Questo è tutto e a fra poco. Allora, sono passati 25 minuti, sono super secche, quindi quello che ne verrà fuori, mo' terrò. Allora, c'è un problema, non ho il materiale che servirebbe per pulirle, cioè. Cretino! cioè, sto scassa coglioni che era un po' coglione. Nel sito c'era uno spray che serviva per togliere il cazzillame dalle sopracciglia. Non l'ho comprato perché costava 30 euro. Ma stiamo scherzando? Oh, non è che poi mi rimangono così. Cosa ridi? Cosa ridi? Beh, no, basterà la carta, dai. Finisci, dai! Dai, sto già sudando. Allora, bagniamo e vediamo se. Allora, no, dai, ne si toglie. Non è che mi strappa. Cosa ridi? Dai! Non è che mi strappa le sopracciglia, è secco. Ah, forse lo spray serviva per idratarlo. Usa dell'olio allora, o della Eh no, l'olio. condizionale? Ah, il tonico posso usare. Aspetta, però No, si non ci leva. No, fare. si sta levando. Sì, si sta Sì, si levando. sta levando, La dai. pelle. Si sta levando, ma il colore? No, no, non rimarrà così. No, no, dai, mi sta venendo l'ansia. Non può rimanere così. Rimasto così chiaro? Ma mi ha portato via le sopracciglia, no? No. Oddio, oddio. No. Tipo, adesso devo fingere che non si veda. No, non ce l'ho. Sembra che ti sia messa la matita di L'anno merda, scorso. un po' male, sì che sia un po' sbiadito, però secondo me non è male, cioè una volta devi chiaramente ripassarlo con la matita, però il bordo te l'ha creato, no? L'ombra te l'ha creata, la Ma è il forma te l'ha tatuaggio quello, creata. mi sa. No, No. no, no, perché non Vediamo avevi niente l'altro. prima. Vediamo l'altro. Ma come? Ma io ho scioccata. Vabbè, nuova moda. La sopracciglia sì, mi ha fatto sì. No, cioè, io ho visto dei video che rimangono. Perché questa è venuta bene? Allora, no, cioè come colore è più scuro, però come forma mi piace più l'altra. Ecco, quindi di due non Esatto, ne esattamente. va. Allora, forse dovrei farlo di nuovo. Non so. No, questo devo dire che la coprenza c'è. Non lo so, non sono convinta. Nel dubbio io mi fermerei qui, però No, vuoi tu. io una ditata qua la darei, c'è il vuoto. Riempire dove ci sono dei vuoti, quindi il mio portafoglio. No, uno spavento ora sarebbe meraviglioso. Non direi, guarda, già ha fatto un lavoro, diciamo che fa più schifo che bello. Cioè, lui viene da spaventarmi nei momenti meno opportuni. Poi io ho un fetish. Opposto nel vederlo schifato e mi dice che sono una brutta persona. Cioè, Allora, non è allora. che sei una brutta persona solo quando mi devo. Lo sai?
ragione quando ci sono quelle cose. Ah, allora adesso fila e non posso neanche dirti di no. Comunque questo fetish ce l'hanno un po' tutti, quindi cioè voglio dire, chiunque guarda ti guarda schifato nutre questo fetish, cioè anche chi guarda è trasparente. Probabile, sì. Perché la gente gode nel vedere la gente che soffre. In qualche modo. Bene, cari, mi ritiro nelle mie stanze. Si ritira nelle sue stanze. Ok, vediamo se con questa seconda mano cambia qualcosa. Io me lo auguro perché veramente... Cioè, ti prego. E scrivetemi nei commenti che cosa ho sbagliato a parte iniziare questo video e comprare i prodotti, ecco. Ok, ho fatto ritocco, però non rifarò un altro pezzo di video perché sennò viene biblico. Vi metterò qua una foto di com'è dopo il secondo ritocco. Se vedete una differenza, bene, se no, epic fail, lo saprete solo voi, non lo so, ma tanto so già che probabilmente sarà epic fail. Questo è tutto, ciao! Cosa?